Riccardo, è una domanda banale dopo un pareggio, però viene sempre da chiedersi se questo, per come è maturato, è un punto perso o un punto guadagnato. Io sono contento, perché è un risultato e, conoscendo la mia squadra, non penso che abbiamo giocato bene, per cui quando alla fine arriva un punto su una competizione dove passano due, è buono. Noi non possiamo regalare, noi sappiamo che in attacco abbiamo un giocatore straordinario che è Trost, e oggi non era in giornata, lui capita delle volte, però è generoso, quindi cercava di fare il massimo, e per noi era fondamentale anche per non fare troppi cambi e farlo restare in difesa. Purtroppo non è riuscito a cambiare la sua partita e va bene, questa è una cosa. Seconda cosa, siamo stati bravi quando abbiamo cambiato il 5-1, perché quella 6-0 non funzionava. Loro avevano capito e noi cercavamo una grande compattezza, e o si appoggiavano al pivot che noi non disturbavamo, oppure molte penetrazioni tra 1 e 2. E poi è stata dura. Per fortuna Martini ha già aiutato tantissimo, senza parlare dell'ultimo rigore, però bisogna anche pensare che anche il loro portiere ha parato tantissimo quando è entrato nel secondo tempo. Quindi hai visto sicuramente l'altra partita con Lituania che ha battuto di misura invece i Paesi Bassi. Forse fisicamente la Grecia delle quattro è la squadra che ci assomigliava un pochettino di più. Da domani sono due squadre invece differenti per impostazione fisica rispetto alla nostra. Hai detto bene, sono due squadre, a partire dall'Olanda, completamente diverse dalla Grecia, per cui dovremo sicuramente difendere meglio, non esiste questa passività. Forse questo è un po' anche l'atteggiamento di oggi, era dettato che sapevamo che la Grecia non aveva dei tiratori, infatti non hanno mai fatto gol da lontano, però a un certo momento erano troppi i gol da pivot e in penetrazione. Con l'Olanda sarà un'altra partita, però devo dire anche che la Grecia è stata molto combattiva nel ripiegamento, ci ha limitato un po' nel gioco veloce, anche se è stata la nostra unica risorsa oggi in possesso palla. E io penso che la Grecia oggi, l'Olanda abbia ripiegato male con la Lituania, e speriamo, ecco, di giocarcela in questa maniera qua. Meglio un punto che niente, naturalmente. Certo, peccato per quel tiro di Wasim alla fine. Sì, quello sì, ma alla fine abbiamo giocato bene sia in difesa che attacco. Secondo tempo, primo tempo difesa un po' meno, ma un punto è un punto e quello conta. Sicuramente ha funzionato il cambio difensivo nel momento in cui sei entrato in 5-1. Abbiamo messo maggiormente in difficoltà la Grecia, perché prima avevano trovato tanto, forse troppo, il pivot. Sì, quello sì, ma comunque secondo me non era solo la difesa che ha cambiato quella partita, perché come abbiamo visto in attacco abbiamo giocato molto bene, e lì mentalmente secondo me si hanno un po' indebolito. Da un punto di vista psicologico, come vi sentite dopo questo pareggio? Diciamo un po' tristi ma anche felici, perché comunque è un punto come ho detto prima, ma anche questa vittoria ci stava.